Vi leggo adesso l'elenco della nuova giunta, dei nuovi assessori, con i titoli. Ecco, i titoli nel senso che non rappresentano tutte le deleghe, poi all'interno vi saranno altre deleghe, ma per essere rapido. Allora, Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare. Fabrizio Sala, assessore all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione. Stefano Bruno Galli, autonomia e cultura. Fabio Rolfi, agricoltura, alimentazione e sistemi verdi. Raffaele Cattaneo, ambiente e clima. Davide Carlo Caparini, bilancio e finanze. Massimo Sertori, enti locali, montagna e piccoli comuni. Claudia Maria Terzi, infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile. Melania Rizzoli, formazione e lavoro. Alessandra Locatelli, famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità. Stefano Bolognini, sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione. Lara Magoni, turismo e marketing territoriale e moda. Riccardo Decorato, sicurezza. Pietro Foroni, territorio e protezione civile. Guido Guidesi, sviluppo economico. Alessandro Mattinzoli, casa e housing sociali. Vi comunico anche i nomi dei quattro sottosegretari: Antonio Rossi, che sarà sottosegretario alla presidenza, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Mario Alparone. Marco. Sì. Siamo sicuri, perché sono due fratelli. Marco. Comunque il consigliere regionale, non confondiamolo con altri. Io ringrazio chi ha deciso di mettersi a disposizione della regione, dei Lombardi, in questo momento, che è un momento sicuramente difficile, forse uno dei più difficili che la nostra regione sta affrontando dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tutti quanti lavoreremo con grande impegno, con grande determinazione, come dicevo prima, per contribuire al grande rilancio della nostra regione. Noi abbiamo questo obiettivo, è un obiettivo che siamo assolutamente convinti di poter raggiungere, che è quello di rimettere la Lombardia avanti a tutti nella ripresa, ritornare ad essere la locomotiva di questo paese, la locomotiva di una parte addirittura dell'Europa.